Buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento con Colazione a Fumetti. Oggi parliamo di Marvel, si vede, e come vedete però l'ambientazione è un po' più soft, un po' più romantica, perché parliamo di un incredibile speciale, quello dedicato al matrimonio di due amatissimi personaggi ultra positivi, Mistica e Destiny. Terroriste mutanti, psicopatiche assassine, un amore attraverso la storia che porta solo male a tutto quello che tocca, in generale, ma... evviva! Ora, che dire di questo incredibile fantastico fumetto? Il fatto che Panini non ha avuto il coraggio di scriverci sopra una fantastica storia Marvel Pride, perché generalmente le storie Marvel Pride sono terrificanti, e tutto questo ovviamente lo dobbiamo al solito fantastico, amatissimo inclusivismo Marvel, che è tipo la cosa peggiore che si possa fare. Non perché ci sia qualcosa di male nell'inclusività, che è una cosa bellissima, fantastica, ma perché purtroppo gli americani non la sanno fare, e per gli americani inclusivo vuol dire ghettizzato. Ed è il motivo per cui poi il 90% dei fumetti che escono con l'etichetta Marvel Pride sono uno schifo, perché vengono affidati a persone che scrivono soltanto in quanto appartenenti a una specifica categoria e non perché sono bravi. Generalmente hanno trame assolutamente risibili, perché fondamentalmente non si lavora alla trama del fumetto, ma si prende il messaggio e lo si sbatte direttamente tra le pagine. Nel senso, un discorso è fare una bella storia in cui poi emerge un messaggio di inclusività, di positività dal punto di vista qualsiasi razziale, sessuale, quello che sia. Un altro discorso è quando tu prendi il messaggio, lo spiattelli sulle pagine e ci costruisci attorno uno scontro con i super cattivi. Stranamente viene fuori un po' una cacca. Ecco, questo è quello che normalmente accade e che in parte accade anche in questo volume. Detto questo, andiamola a vedere un po' insieme, perché tanto è inutile girarci attorno. Cos'è? Come funziona? È la classica storia a ombrello, nel senso che c'è una storia principale, quella del matrimonio, e tante storielline inserite all'interno che ci raccontano un po' di cose. E ovviamente non poteva mancare il pessimo adattamento Panini alle questioni LGBTQ+, che addirittura va contro quelle che sono le consuetudini della comunità LGBTQ+. Sono andato a cercarmele online, ve lo spiego subito. E si parla sì di una di quelle cose tipicamente americane che importate da noi non funzionano affatto: i pronomi. Ora, il fumetto si apre con l'indice, fondamentalmente, e nell'indice possiamo vedere che ad ogni personaggio è indicato il suo pronome, come se fosse una cosa così interessante. Nel senso, a me sapere di quale genere si sente Kieron Gillen sinceramente importa molto poco. Sono contento in compenso che ci sia Kieron Gillen fra gli autori. Ora, potrebbe anche fare parte della comunità LGBTQ+. La cosa sinceramente non mi interessa, perché dei gusti sessuali degli autori, ribadisco, non mi interessa a me. Con chi vai a letto non importa. In ogni caso potete vedere che sono state aggiunte tutte queste robe, e purtroppo c'è anche il dannatissimo lui, loro. C'è un problema: il dem americano, se utilizzato come singolare neutro, non lo puoi tradurre loro, perché in italiano loro non è singolare neutro neanche per l'anticamera del cervello. Ora, la cosa migliore va a non metterle proprio queste cose del lui, lei, loro. Panini, tra l'altro, ci sguazza nella joie, l'ha già normalizzata come se fosse una cosa normalissima, e quindi gli bastava scrivere tipo lui, lei, con L, joie, I, che è una delle cose che utilizzano un attimino in modo più positivo in italiano quando si vuole fare sta roba. Ma ribadisco, quella dei pronomi è insensata come cosa in italiano per un motivo molto banale: perché abbiamo gli aggettivi. E quindi, dato che noi gli aggettivi li concordiamo, non serve specificare l'articolo. Ma ok, problema di poco conto, è solo un po' cringe come al solito. Se poi volessimo fare i super cringe, potremmo far notare che tutte le persone elencate di Panini sono tutte maschi bianchi eteri o donne bianche etero. In realtà sono questi qui, sono tutti uomini tristemente eteronormati. Sto scherzando, ovviamente. In ogni caso, parliamo della storia. La storia ci porta appunto a questo nuovo matrimonio di Mistica e Destiny. E tra l'altro questa è Destiny, ora è diventata una giovane figacciona, credo post resurrezione di Krakoa, l'hanno riportata al suo prime. Non so esattamente perché Rogue abbia iniziato a vestirsi come un uomo, ma dalle taglie forti, nel senso che sembra che indossi un completo di 3 taglie più grandi della sua. Niente contro le taglie forti, ma lei non lo è, e quindi c'ha le spallone, non lo so. Forse nonostante sia sposata con Gambit si vuole un po' buttargli sopra un'identità così un po' fluida, non lo so. E tutta la storia gira appunto sul fatto che le due si stanno sposando. In mezzo ci sono queste storielline brevi, la prima della solita Thorun Grombeg che ci porta in un combattimento fra
Capitan Britannia e Rachel Summers Gray, ora coppia affiatata perché sono sempre state omosessuali ma nessuno lo sapeva. Ovviamente tutte le Capitan Britannia adesso sono donne, perché pare che sia stata una cosa multiversale questa. C'è anche la Capitan Britannia T-Rex. E dovranno scontrarsi con Saturnine, che voleva tanto andare al matrimonio ma non l'hanno invitata e quindi è arrabbiata. Devo davvero commentare questa storia? Credo di no. Però ci sono anche i vecchi nemici di Excalibur che tornano a fare cose. Poi abbiamo un'incredibile storia con protagonista Logan, e qui, al solito, si ripiomba nelle solite idiozie americane. Facciamo una storia apertamente pro diritti LGBTQ+. Quindi cosa facciamo? Creiamo una classe ghetto per omosessuali come preside Wolverine. Quattro personaggi stanno insieme a Wolverine per scegliere il regalo da fare a Destiny, che non è un omosessuale, è una persona. Non è che ti serve un concilio gay per decidere cosa regalarle. Tra l'altro, un po' così a caso, si ritira fuori il fatto di Wolverine professore, che posso dire non è proprio forse la cosa più caratteristica del personaggio. Sì, per carità, Wolverine negli X-Men è una gran bella serie, interessante e divertente da leggere, di Jason Aaron, però non è il Wolverine più classico. In ogni caso si fa questo discorso, lo portano in giro, si drogano, fanno cose. Tra l'altro c'è l'unica cosa che ho apprezzato di questo volume, in questa storia, ovvero il fatto che Anole faccia notare come il fatto che Destiny e Mistica vengano festeggiate come se fossero delle eroine soltanto perché sono una coppia gay fa un po' me, e io sono perfettamente d'accordo con questa cosa, solo che qua viene utilizzato un po' come quasi una presa per il culo, ma va bene. In ogni caso poi c'è un ringraziamento finale a Wolverine e a tutti i fantastici professori che fanno del bene alla comunità LGBTQ+. E io ribadisco, fare del bene alla comunità LGBTQ+ non è creare un ghetto in cui ci sono soltanto studenti LGBTQ+. Poi abbiamo una storia di Emma Frost, leggibile, cioè appare a un certo punto Loki, perché Loki, personaggio LGBTQ+, adesso, perché si è deciso che essendo ci si rifà un po' alla mitologia e quindi ormai è questo personaggio un po' così, che può essere uomo, può essere donna, fluido, per strizzare l'occhio, vabbè. Poi abbiamo una storia di un'altra carina, con Rogue e Gambit, che avviene i disegni, devo dire, vabbè, è banalmente una roba in cui lui deve trovare un regalo, ok? E poi c'è forse la cosa peggiore, il finale della storia principale, che ammazza un po' tutto l'hype e tira fuori una minchiata su un clone all'improvviso. Non voglio farvi troppi spoiler, ma diciamo che avrei fatto a meno di leggere tutta questa roba. Detto questo, c'è un po' di approfondimento sul viaggio di Mystica e Destiny durante gli anni, un'intervista a Claremont che ci sta assolutamente. Personalmente il discorso è sempre quello, ne ho già parlato nel video dedicato, credo, a Follow X, perché è lì che è stata rivelata la vera origine di Nightcrawler, che non è più il figlio di Mistica e di Azazel, si chiamava così, Azazel, comunque il demone rosso uguale a Nightcrawler, ma no, in realtà è figlia di Destiny, e Mistica aveva preso le parti dell'uomo copiando il DNA di Azazel, così ha anche gli stessi poteri, un casino. Detto questo, l'idea di Claremont originale ci stava, era molto ai tempi figa e fuori dagli schemi, e infatti non la portarono a termine perché non era il periodo adatto. Detto questo, purtroppo poi la storia è andata avanti, ci sono stati inserimenti nella continuity, nel passato di Nightcrawler, che facevano ad esempio vedere Mistica incinta. E come hanno risolto questa cosa, non in questa storia ma nella storia precedente, facendo sì che Mistica per simpatia, per empatia con Destiny, fingeva di essere incinta anche lei. Ammetto che io non apprezzo affatto l'aver reso Mistica e anche Destiny due personaggi super positivi, giusto perché appunto appartengono alla comunità. Lo trovo una cosa abbastanza meh. Mistica è un personaggio duro, guidata fondamentalmente solo dalla sua passione per Destiny, che però non è una cosa delicata e carina, è una roba bruciante come la passione, appunto, e per questa passione lei è disposta a fare qualsiasi cosa, anche le cose più orribili, e questa cosa invece viene un po' adesso. Molto dolce, wow, vabbè, lasciamo perdere. Detto questo, è un fumetto che vi consiglio? Assolutamente no, perché è esattamente la rappresentazione di tutto quello che non funziona nell'inclusività americana messa su carta. Sarebbe tanto bello che si riuscisse a fare fumetti belli in America su questi temi senza essere così didascalici e anche mandare appunto messaggi sbagliati di segregazione. È una cosa che purtroppo gli americani non riescono a vedere, ma
È il problema di vivere in una società che è fondamentalmente chiusa, razzista e esclusiva nelle sue basi. Io continuo a ribadirlo quando si parla di questi argomenti. Se andiamo a guardare le statistiche americane della popolazione, tu hai la popolazione divisa in base razziale, cosa che negli altri paesi del mondo non esiste. Negli altri paesi del mondo normalmente si parla appunto di nazionalità, per cui se tu vai a vedere le statistiche della popolazione italiana, sai quante persone sono italiane con la cittadinanza e quante hanno cittadinanze di altri paesi, punto. In America no, in America sai se sono neri, bianchi, o meglio, bianchi esclusi latini, latini, asiatici, e tutto questo è razzista, ragazzi, è terribilmente razzista. Ma va bene. Questa cosa poi ovviamente viene riportata anche nel loro modo di cercare di non essere razzisti, ovvero essere razzisti ma positivamente, terrificanti. Detto questo, io non ho altro da specificare su questa roba, spero che abbiate gradito il video e che possiate essere o meno d'accordo con me. Se invece il fumetto l'avete letto, vi è piaciuto, magari fate anche parte della comunità e invece trovato che è una bellissima generalizzazione, funziona. Sono ben aperto al dialogo, sono curioso di conoscere le opinioni anche di persone che magari vedono le cose in modo diverso, quindi per carità, fatemi, per carità, anzi lasciatemi commenti assolutamente comunque l'abbiate pensata. Ecco, magari evitate i messaggi di odio, quelli preferirei non vederli, tenderò anche a cancellarli nel caso dovesse riempirsi di oh che schifo. Vabbè, sapete che io non la penso così, io non sono assolutamente contro le rappresentazioni, vorrei soltanto che fossero fatte bene, questo è un po' un mio desiderio. Quindi io intanto vi ringrazio per aver seguito il video, se siete arrivati fino qua lasciatemi nei commenti un cuoricione, così so che siete arrivati fino alla fine. Se avete visto il video mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Vi ricordo che mi trovate live tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21 su Twitch. Poi c'è Instagram, TikTok, Facebook, c'è Telegram, gruppo in cui parlano i fumetti, canale con le notifiche, canale con le offerte. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video e per ora potere pelato!